Dopo partita di un bel incontro di calcio qua allo stadio di Carolo Pertusella tra la Caronese e il Voghera, hanno vinto i padroni di casa 3-2, con noi mister Scarnecchia, uscito sconfitto da questa contesa. Una squadra la sua, come abbiamo visto noi, poi ci può correggere, con tante belle individualità, sono riusciti purtroppo a soccombere per via dei contropiedi che hanno subito. Lei mister, come ha visto la partita? È chiaro che adesso devo fare un'analisi sicuramente più di riflessione, per cui così a caldo mi viene da dire che hanno corso più di noi, erano più veloci di noi, per cui c'è stata una superiorità fisica da parte loro, e questo l'hanno dimostrato nel momento in cui gli abbiamo lasciato lo spazio per ripartire. Per noi era importante vincere oggi, per cui abbiamo cercato sicuramente di giocare un pochino più alti, un pochino più aggressivi, ma qualche disattenzione difensiva e a centrocampo purtroppo in questo momento non ci perdonano nulla. Se facciamo un errore ci fanno gol, e questo l'abbiamo visto anche oggi, ha fatto tre gol. Sì, la Caronese le possiamo assicurare che sulle palle inattive in contropiede dall'inizio del campionato, sì. Sto vedendo le partite che ci prende molto. E voi, come ripeto, giustamente come diceva lei, loro hanno corso, e avete pressato, avete fatto, ma loro si chiudono un po' e la partita poteva essere conclusa con qualche contropiede loro in più. Sì, sai, se non vanno sul 3-1 la partita magari si può riaprire sul 2-1. Il problema è che abbiamo preso un altro gol su un altro errore nostro, un errore difensivo un po' sul portiere che è uscito un po' magari in maniera avventata, per cui su questo ennesimo errore abbiamo concesso il 3-1. Poi è chiaro che cerchi di fare il possibile, metti anche dentro giocatori magari di attacco, ti scopri ancora un po' di più, quindi è normale che si possa prendere una ripartenza. Questo era nella logica, siamo riusciti a fare il 3-2 forse un po' troppo tardi. Comunque la squadra voi l'avete, ripeto, l'individualità, non è che adesso siamo solo alla sesta partita, non è che riponete i sogni nel cassetto, la Vogherese ha tempo per riprendersi. Un suo giudizio sulla Caronese capolista che ha sempre vinto? Una buona squadra, una buona squadra, ottimizza le poche cose che fa, le ottimizza, e questo credo che sia assolutamente un pregio, perché ha fatto veramente cose molto essenziali, molto pratica, e adesso magari ecco, deve riuscire a mantenere una condizione fisica di questo tipo, che non è facile per tutto il campionato. La ringrazio mister, in bocca al lupo a lei e alla sua squadra. Benissimo, fine partita, ancora una vittoria della squadra di Mister Cotta, ha battuto la rinomata squadra di Voghera, un 3-2 meritatissimo. La squadra avversaria ha impegnato molto, però secondo sempre il nostro modesto punto di vista la Caronese si è dimostrata più squadra contro le loro individualità, e loro hanno fatto quel gol su punizione evitabilissimo, che negli ultimi minuti è stato un po' il trilling della partita, gli ultimi 2-3 minuti, ma in campo si è visto veramente una squadra, proprio la parola squadra, dal primo all'11 e anche quelli che sono entrati, che sono gli uomini di Cotta. Mister, avete fame, lei e i vostri giocatori, l'appetito vi è mangiando, avete fame di vittorie, ma dove volete arrivare? Non lo so, ci dobbiamo giocare partita dopo partita, perché abbiamo iniziato con questo input e con questo messaggio totale. Sono d'accordo con lei, la ringrazio, che è una squadra, nel senso che tutti corrono, tutti vogliono vincere, tutti vogliono la palla, sintomo di personalità, di crescita, e questo è motivo chiaramente di soddisfazione mia l'allenatore. E soprattutto loro. Poi le ripeto, ha detto bene, il 3-2 che ci può anche stare nel calcio, però mette in tensione magari una partita che in un modo o nell'altro
altro sul 3-1 sarebbe andata via più tranquilla, però l'importante era vincere, abbiamo vinto, però eravamo allo scadere. È un errore di valutazione della squadra, una barriera un po' lenta, una palla di Magnoni, secondo me molto evitabile, però niente. Poi mi è piaciuto molto perché abbiamo interpretato la partita stando corti, stretti, aspettando la Vogherese nella propria metà campo. E ripeto, io penso che il primo gol, l'azione del primo gol dove è nato il calcio d'angolo, che di conseguenza l'1-0, e il secondo gol siano per un allenatore massima soddisfazione. Palla rubata, ripartenza con 4-5 giocatori in appoggio, sono belle cose che su questi campi si fa fatica anche a vedere. E difatti prima di lei è venuto Scarnecchia, parlato bene a Caronese quando gli ho chiesto un parere, ha detto che prima di tutto avete corso molto più di loro, fisicamente siete a posto, siete una squadra molto ben quadrata. Poi volevo dire ancora un applauso, le faccio io, per un altro gol su palla inattiva. Sì, ci stiamo lavorando, abbiamo le qualità quest'anno, abbiamo i saltatori e di conseguenza li cerchiamo di sfruttare al massimo. Un momento che ci va anche tutto bene, ma è un'applicazione perché ci lavoriamo abbastanza. Una seduta d'allenamento è dedicata alle palle native, perché con Bruni, Marietti e Moreo abbiamo centimetri, poi abbiamo anche qualche giocatore, Lombardi e Greco, che riescono a calciare la palla alla velocità giusta, e quindi il momento dell'impatto diventa importante per le caratteristiche dei giocatori. E spendo una parola perché poi oggi, dopo praticamente al di là della sosta, dopo lo stop forzato di Corno, è rientrato Corno, ha giocato ieri 45 minuti con la Juniores e oggi ha rigiocato, e devo dire la grande voglia del ragazzo ha dimostrato che il giocatore è recuperato, e quindi è un punto di forza che noi ci mettiamo per le prossime partite nella rosa della squadra. Durante tutto l'arco della partita, quando il Voghera cercava di perlomeno arrivare alla prima segnatura, ho visto che vi schiacciavano, giustamente voi stavate lì becquieti, due uomini esperti in area su cui lei fa molto conto, diciamo che una fa un po' anche l'allenatore in campo, parlo di Bruni e Marietti, che è una partita splendida. Sì, sono d'accordo, l'obiettivo poi una volta in vantaggio è non dare profondità a questa squadra, che non tocca a me elencare le qualità offensive che c'hanno, perché poi se non si conoscono questi giocatori della categoria, probabilmente è meglio che uno non faccia o lo sportivo o l'addetto al lavoro della categoria. Abbiamo avuto la bravura, la capacità, la fortuna di andare in vantaggio, gli abbiamo tolto la profondità e cercavamo di ripartire, ma infatti il 2-1 è nato in una situazione dove noi abbiamo palleggiato male, è nato un contrasto, ha preso la palla a Cocco, giusto? Coccu, scusate, ha fatto il colpo, ma qui c'è un giocatore che da un momento all'altro ti possono risolvere le partite, lo sapevamo e tutto, e lì si è aperta un po' la partita. Se vi ricordate, Greco ha voluto cambiare il campo di sinistra, aveva più spazio, avevamo la possibilità di sfondare ancora sulla destra con Giudici, niente, ma questo è il calcio, va bene così. Comunque c'è in giro ancora qualche addetto al lavoro che scrive anche sui giornali che anche dopo queste vittorie della sua squadra non vi dà ancora fiducia. A me non mi interessa, secondo me chi scrive e non vede le partite probabilmente non si deve neanche permettere di giudicare, però qui scrivere diventa facile per tutti, giudicare diventa facile per tutti, ma non tanto per Corrado Cotta o per i ragazzi, soprattutto per la società. Secondo me questa è la nota di merito della società, quindi la Caronese rappresentata chiaramente dal presidente Reina e di tutti i tesserati della Caronese. Mi sembra sciocco, dove vogliamo arrivare gliel'ho detto prima, noi non lo sappiamo ancora, non sappiamo se possiamo arrivare fino in fondo, io me lo auguro. In questo momento ci facciamo partita dopo partita, adesso domani giustamente il giorno di riposo come da programma, e poi ci prepareremo per la partita di sabato con Serenio, dopo il Serenio ci sarà un'altra squadra e così via, e i conti si fanno alla fine. Certo. Non è sicuramente un dramma poi dire dove potrà arrivare la Caronese, non lo so, non sono un mago, e di conseguenza in questo momento sono contento perché 6+2 di Coppa Italia sono 8 partite senza perdere, un qualcosa abbiamo, perché sennò non fai questi risultati. È chiaro che ti deve girare anche bene, ma mi sembra che poi dopo la squadra in caso fuori va a interpretare la partita allo stesso modo, quindi quantomeno il merito ai giocatori va dato. Aggiungo qualcosa in più, certamente che i dirigenti toccano cielo con un dito, perché una situazione così non l'ha mai vissuta. Il cielo con un dito cos'è? Un titolo di un film, qualcosa. I dirigenti devono fare i dirigenti, devono essere contenti come lo siamo tutti, devono capire che stiamo lavorando e alla sesta giornata c'è motivo di soddisfazione, e io sono contento anche per loro, ma la sesta giornata non vince e non perdi niente, perché sennò
sennò diventa difficile anche. Va bene mister, io da parte mia, penso anche dal pubblico dei tifosi della Caronese, vi facciamo un grazie e un grande bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Un altro voto, dai, sorridi, sorridente, dopo partita vittorioso, Caronese non finisce di stupire. Oggi avevate un avversario ostico, vi siete rivelati più squadra di loro, loro individualità, vi hanno fatto penare solo dopo il 3-2 lì con la punizione un po', vabbè, lasciamo perdere. Tu ancora una gran bella partita, personalmente ti sto guardando dall'inizio del campionato, sei migliorato il 90% di quelli che era l'anno scorso. Parlami un po' te della partita, dei tuoi miglioramenti, di come ti stai trovando. Ma la partita è andata bene, siamo riusciti a chiuderci e ripartire in contropiede. Vi hanno fatto tremare un anno, capisco l'emozione, no, ma è più bello così. Il ragazzo è emozionato, sono i primi momenti di gloria, per modo di dire, che sta vivendo. Dai, con calma adesso, perché sei migliorato così tanto rispetto all'anno scorso? Questo me lo puoi dire te. Ah, perché mi impegno tutti i giorni in allenamenti, lavoro duro e i risultati pian piano si fanno vedere. Secondo il mio punto di vista, che ho già esternato anche nelle altre interviste prima di questa ennesima vittoria, si respira un'altra atmosfera, c'è un altro ambiente, vi vedo più uniti, mentre secondo il mio punto di vista l'anno scorso con qualche anziano vi mette un po' di soggezione, non è così? Sì, quest'anno siamo molto più giovani e il gruppo è molto più unito. L'anno scorso io sono arrivato alla fine con la prima squadra, quindi non era sì, l'anno scorso eri più magrino, non è che adesso sei, però mi ricordo ti toccavano, volavi. Comunque con Andrea Ferrer fai una gran bella coppia. Sì, sì, lui è un grande giocatore, mi trovo bene e ci vedo i risultati poi. Va bene, ti lascio andare, in bocca al lupo per le prossime partite. Altra rivelazione di questo campionato della Caronese, Legrenzi, terzino di fascia che si sta comportando più che bene. So che sei arrivato in prestito alla Cremonese. Oggi una partita difficilissima con il Voghera, molti nomi famosi dall'altra parte. Però voi vi siete, come ho già detto prima, mi ripeto, vi siete dimostrati più squadra, contropiedi, palle native, avete meritato chiaramente la vittoria. E anche il loro mister Scarnecchia si è complimentato. Come tutti i tuoi compagni stai vivendo un bel momento, come ti trovi? Dimmi qualcosa della partita, delle partite passate, dimmi qualcosa. Sì dai, oggi ci siamo chiusi bene, poi abbiamo fatto due bei contropiedi e siamo riusciti a segnare e basta. Poi siamo riusciti nel secondo tempo a far girare un po' palla e abbiamo fatto il terzo gol e poi alla fine un po' abbiamo faticato un po' perché loro pressavano alti e poi con tanti giocatori davanti molto forti, però dai, siamo riusciti a portarla a casa. Bene. Non penso, anche con tutto l'ottimismo possibile, non penso che tu a inizio campionato, non conoscendo l'ambiente, poi mi dirai come ti trovi, pensavate dopo 6 partite di trovarti dove ti trovi? No, assolutamente no, pensavamo di giocare partita per partita, di divertirci, di giocare a pallone come abbiamo dimostrato di saper giocare e niente, partita per partita vedremo cosa succederà. Dove potete arrivare, come dicono gli altri. Adesso brevemente, come hai trovato, come ti trovi nell'ambiente caronnese? Mi trovo molto bene. L'anno scorso ero a Cremona, quest'anno sono qui. Poi sei titolare fisso. Sì. Guarda che già un ragazzo che veniva da Cremona, che è venuto l'anno scorso, parlo di Gali, il portiere, è andato a migliorare, qua fanno migliorare i giocatori. Sì, ho visto che puntano tanto sui giovani e meglio così, meglio per me che sono qua e qua puntano sui giovani, io mi impegno sempre tutti i giorni per migliorarmi. Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo.